una sola idea, una sola, unica, Brahma, la sete di vendetta. Vendetta contro l'imperatore Nerone, che aveva massacrato i Micari, contro i suoi spregevoli figli, che avevano tradito la mia legione! Per riscuotere il mio debito, sarei tornato dove il mio viaggio era iniziato. Sarei tornato a casa. Il pericolo era in agguato durante il mio ritorno a Roma. Il male che aveva afflitto la Britannia ora tormentava anche l'urbe. Salve a tutti ragazzi, bentornati nel mio canale. Vi ringrazio che state guardando questo video e in più vi do un bel buon Natale a tutti e un felice anno nuovo se non farò video, ma se farò video vi darò anche gli auguri di Capodanno. Oggi siamo con Rise, capitolo 6, atto 2. L'ultima volta eravamo rimasti che abbiamo liberato il figlio dell'imperatore, che si chiama Comodo. L'abbiamo liberato dai britanni e in più abbiamo scoperto che questo figlio dell'imperatore, Comodo, ci ha ucciso la nostra famiglia guardando solo il pugnale che l'imperatore Comodo ha pugnalato l'imperatore della Britannia, che e in questo modo ora noi Marius ci dobbiamo vendicare su questi tipi e vediamo come va questa situazione. Ora siamo a Roma ragazzi, quindi stiamo andando a cercare il padre di Comodo, l'imperatore, per parlargli o non so cosa vorrebbe fargli Marius. Ora qui ragazzi sto girando un po' perché ci sono pergamene o scudi da metterlo nella collezione. Sono sicuro che qui ci sta qualcosa che possiamo raccogliere. Ora sto guardando un po' in giro. Ecco, infatti come vi dicevo ho trovato la pergamena. Ora dobbiamo cercare la strada per andare avanti. E in più ragazzi volevo dirvi questo. Ora voi vi chiedevate che come mai non ho messo il video Natale sponsorizzazioni. Il punto è questo: nessuno ha voluto farsi sponsorizzare, quindi si vede che voi non avete bisogno di pubblicità e quindi non ho avuto richieste di partecipare, oppure non avevate tempo, non lo so. Comunque vi posso assicurare che questo Natale sponsorizzazione andrà avanti finché non finiranno le feste, quindi andrà avanti fino al 6 gennaio alla Befania. All'8 finirà tutto. Chi c'è c'è, chi non c'è non c'è. E vi posso dire che mi fa piacere che se fate le intro per farvi pubblicità al vostro canale, mi fa piacere da farvele inserire nel video. Però se non è così, che a voi non vi importa, per me non ci sono problemi. Infatti non vi siete prenotati, non vi siete fatti sentire tramite i commenti del video di Natale sponsorizzazioni. E così a Natale ho portato Rise. Ora sto rompendo, voglio cercare di rompere un po' di vasi, ma sti vasi sono fatti di cemento. Certi non si rompono, però ho scoperto ragazzi che rompendo i vasi, ecco questo sicuramente si rompe. Aspettate, ecco. Infatti come vedete ho ottenuto 2600 di esperienza di furia, che mi si è riempito la casella in alto a sinistra, quella la striscia bianca. Ora questi sono maledetti romani dei soldati dell'imperatore, ma
vi posso dire che l'imperatore non sa che lo vorremmo forse uccidere, quindi lo stiamo andando a cercare. È morto, no, sto dietro di te. È morto. Sono un po' duretti, ma possiamo tenergli testa. Andiamo. Allora ragazzi, che avete fatto ieri alla vigilia di Natale? Scrivete qui sotto i commenti se volete. Ieri ragazzi è stato anche il mio compleanno. Sono nato prima di Gesù Bambino, ma non a mezzanotte, alle 11 di mattina. E non serviranno a niente i rinforzi. Andiamo Marius, andiamo! Ah, ah, sì, è vero, ci sono sempre qualcosa che non va. Prego, non c'è di che. Grazie, Centurione. Allora. Scudi, va, scudi, pergamene, niente. Questo si rompe, sto vaso? Questo mi sta tenendo, no. È incollato col cemento. Non si rompe manco se gli dai una testata. Niente, niente, non si rompe. Oh, non si rompe o non ci chiappo io? Questo si rompe? No. No, 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 no. Non si rompe, via. Andiamo su Mario. A posto, non si rompe. Ora sono proprio sicuro. Scusate, ho messo un po' di potenziamenti. Ora, finché non sblocco, non so, una missione che mi chiede, sono... Ho i potenziamenti al massimo. Tutti incompleti. Nasconditi Marius. Anche questi sono troppi. Ok, andiamo avanti Marius, andiamo. Meglio stare lontano dalle strade per evitare problemi. Allora, dove si va? Ecco, grazie. C'è qualcosa che posso... frecce, lance. No, frecce, lance. Ok, via. Oh. Eccomi, sono qua. Sono un assassino di soldati, non un assassino. C'è una bella differenza. Prendetelo! Gettate quelle armi! Aia! Ehi! Ehi! Sì che vi faccio ricordare Natale come non lo avete ricordato mai, eh! A posto. E te pare, ho i colpi in mano e spalle. A posto. Vediamo. Allora. Siete andati di qua. Ok. Andiamo. Andiamo! Che dovremmo fare qui? Lancio ce l'ho a palla. Via! Oppa! E uno! E due! E bastardo! Lassù! Al riparo! Vabbè, a te dopo ci penso dopo. Anzi no, asciuto adesso. Ok. Andalo. Ah, e dove volevi andare? Un altro? Manca qualcuno? No, a parte il livello che ce l'ho davanti, però del resto va tutto bene. Ok, possiamo andarcene e andare avanti. Vediamo, qua mi fa scendere? No. Scende.
Qui mi fai scendere? No, non mi fai scendere. Quindi bisogna fare il giretto, ecco da qua. Ti rompi il vaso? Rompiti! Rompiti! Niente, non si rompe, sono incollati col cemento! Madonna! Agli punti! Sto con uno sputo di vita! Farabutto! Farabutto a me! Dai, dai! Uccidilo! Ah, posto! No, non è morto! Mi ha levato lo scudo! Adesso! Muori! E muori! Che puttana ledra! Dove volevi andare? Sì, perché ho finito le lance, insomma, guarda, se no te le... ti uccidevo con la lancia. Sto una bella infilzata, non fa male a nessuno. Poi ragazzi, vi volevo dire pure questo. Ho diversi giochi, tra cui Slammy Dogs, Kane & Lynch, Battlefield 4. Poi ho anche, ragazzi, The Island Rapture, che sicuramente faremo qualche video in compagnia degli amici. E se volete vedere qualche video, fatemelo sapere qui nei commenti, che se non ce l'ho vedrò di procurarvelo e far felice a voi e farvi passare la giornata in mia compagnia. Io ragazzi cerco sempre la pergamena e lo scudo. Sono il mio obiettivo principale. Ma dove sti bastardi? 59! Quanti ancora? Circa un centinaio. Sulla via Augusta qualcuno ha ritratto la faccia di Nerone sulle natiche di un sonno. Aspetta, qua ci deve stare per forza qualcosa. Infatti qualcosa ci deve essere in mezzo ai cadaveri. Stiamo seppellendo l'intera via. Ok, pare che non c'è più niente. Andiamo che qua puzza. Oh 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 oh. Vai indietro Mario. Ah, a posto, due nello stesso punto, buono così. Allora, passiamo. Ok. Andiamo Marius, andiamo! Chi ci aiuterà? Non abbiamo acqua, né servizi, né alloggi! E il cibo? Quale cibo? No, in certo senso no. Indicare per quello! Ti sei perso, straniero? No, sono a casa. Non è come la ricordavi, vero? Roma ormai... purtroppo abbiamo l'imperatore della minchia. Ecco, per esempio, vedi ragazzi, ho rotto il vaso e mi ha riempito un po' di salute. Rompo anche questo e mi ha dato un po' della furia. Ecco che la pergamena la prendiamo. Abbiamo trovato pure questa. Allora, non c'è niente, quindi possiamo andarcene. Andiamo Marius, andiamo! Prima non so se ci avete fatto caso, ma eravamo alle spalle del Colosseo, ragazzi. Quindi credo proprio che mi sa tanto che andremo in direzione del Colosseo, ma ora siamo a casa nostra ed è vuota. Perché il bastardo dell'imperatore ci ha ucciso tutta la famiglia.
Primarius. I nostri peggiori nemici non strisciano solo nelle terre più remote. Chi sei? Perché tutto questo? Mio padre era un eroe di Roma. Tuo padre era un grande generale e un senatore apprezzato. Troppo apprezzato, forse. L'imperatore è un uomo invidioso. Un uomo meschino. Tuo padre viveva per servire Roma. Nerone serve solo se stesso. Aspira al potere fine a se stesso. Si crede un dio. Il gelido vento sussurrò parole avvelenate all'orecchio dell'imperatore. Tuo padre e altri come lui volevano rendere Roma al suo popolo. L'imperatore li fece assassinare. Dopotutto, è ciò che gli imperatori fanno. Il frutto della sua ingordigia fu spartito tra i suoi figli, Basilio e Commodo. Egli li colmò di poteri e responsabilità smisurate, di cui erano indegni. Roma abbandona i suoi figli, Marius. Tu hai un ruolo fondamentale nella tragedia umana. Del resto, tutti quanti noi siamo indispensabili. Damocle, spirito della vendetta. Il destino dell'impero è nelle tue mani. Salva Roma. Salvala. Ci puoi giurare, dea della guerra. Ok. Ora ci stiamo qua. Ora ci stiamo preparando la nostra armatura da vendicatore. Abbiamo pure le orce da parte dell'imperatore. Certo, però ragazzi, a quei tempi la Roma era dei sporcaccioni. Zizze al vento. Comunque ragazzi, tutti quelli che vedete qui, a parte i soldati, a parte l'imperatore, sono tutte schiave. Dovevo partecipare al torneo dell'imperatore. Soltanto un uomo poteva consentirmelo. Allora gli feci visita. Damocle? Sono qui per il torneo. Ah! Sei un gladiatore. L'armatura leggendaria è un vero tocco di classe. Mi hai quasi... Solo i guerrieri più abili possono partecipare. Vediamo se... Combatti bene quanto... Sai a guidare. Ora voi vi chiederete perché non l'ho ucciso in questo momento. È perché si vede che c'erano troppi soldati. Aia. C'erano troppi soldati. Ehi, hey, sto parlando. Un attimo. Su. No. Uccidere e poi parlare. Fuori. Non mi permettete, sto parlando. E ora? A posto. Dove volevi andare? Che volevi fare? Che volevi fare? Ah, superba esecuzione!
Comunque vi stavo dicendo che forse non l'ha ucciso perché c'erano troppi soldati e quindi potrebbe mancare il bersaglio e quindi vuole sfogarsi per ora contro i gladiatori dell'imperatore, anche se questi gladiatori sono schiavi pure loro, ma non hanno altra scelta che combattere perché sennò vengono uccisi, decapitati o fatti a pezzi. Mamma mia, sto per morire, sbrigati Marius, sbrigati, uccidi tutti, dai, prima che lui uccida noi, a posto, dai, l'ultimo, a posto, fatto, avanti presto, imperatore. Questi sono pericolosi, sono pericolosi, sono in due, datemi tempo di ucciderne uno che poi se ne frega di tutti e due, via via via, oh, oh, ah, dove schivano, ah, via, ah. Aia, aia, mamma mia. Uccidetelo! Continuate! Eccolo, dai, dai, dai! Perfetto! È morto? Mo sono secchi due. A posto. Infilzato a dovere. Bravo! Uno scontro impeccabile, sfolgorante. Incontriamoci le mie alloggi. Sai che sbatti male se mi vuoi affrontare, eh? Cioè l'ira di Marius, l'ira di Damocle, quindi sbatti proprio male. Ok, a quanto pare stiamo andando a incontrarci con l'imperatore faccia a faccia un'altra volta, ma soli, soli, soletti. E ragazzi, se volete vedere come va a finire, lo ucciderà o non lo ucciderà, ma lo vedrete nel prossimo episodio. Se vi è piaciuto questo video lasciate un like, commentate qui sotto e noi ci vediamo al prossimo video. E ragazzi, condividete, condividete e aiutatemi a crescere. Ciao ragazzi e buon Natale a tutti. Ciao!